dovrebbe essere un esempio un po' per tutta la zona, anche se noi non siamo molto attenti e molte volte insomma, amiamo duplicare le iniziative anziché valorizzare quelle esistenti, perché a pochi chilometri da qui nasce un'altra fiera. Questo ci crea qualche difficoltà, ma crea qualche difficoltà all'economia dell'intera valle, qui della valle del Medio Calore, insomma, che ha bisogno di un sostegno, specie per le attività agricole. Noi avevamo storicamente due fiere, quella di Vendicana e quella di Calitri. Nasce poi quella di Ariano, però invece di specificarsi per settori, perché le fiere oggi non possono essere insomma, comprensive di tutte le serie produttive, ma dovrebbero essere specifiche proprio per attrarre i buyers nazionali e internazionali. Allora questa è la difficoltà che vivono oggi queste iniziative. Però credo che con il sostegno anche delle istituzioni vadano un poco guidate, raccordate, sostenute. Io vengo da molti anni, anche perché da Presidente dell'ASI sono stato uno sponsor di questa iniziativa e ho creduto in questa iniziativa, e che è stata anche sostenuta economicamente dalla Giunta Caldoro. Per il completamento, voi vedete che ci sono dei lavori ancora in corso, speriamo che questi lavori insomma, si completino e trovi quella specificità nell'esposizione che caratterizza le produzioni tipiche locali. Noi abbiamo qui delle ricchezze nel settore olivicolo in questa zona, nel settore della cerealicoltura, la produzione di pasta, sono a pochi chilometri da qui dei produttori che hanno incontrato i mercati non solo nazionali ma anche internazionali. Allora dedichiamoci un poco a quello che è la valorizzazione delle tipicità della nostra area. Se la fiera ha questa mission avrà un grande futuro. Presidente Campacorta, 38esima edizione della fiera di Vendicano, un must della provincia, degli eventi della provincia di Avellino. Sì, io dico che questa fiera per la partecipazione che ha di pubblico, per la partecipazione di espositori, è una fiera importante, significativa in questa nostra provincia. Spero che anche sia l'occasione per dimostrare che stiamo uscendo dalla crisi, che ci sia maggiore fiducia e coraggio da parte delle imprese, da parte di chi investe, anche per presentare le occasioni che abbiamo nell'agroalimentare e anche nell'artigianato di qualità. Io spero che vengano tante persone, che vengano tante persone da fuori provincia, che conoscano i nostri imprenditori, i nostri prodotti, li promuovano e li acquistino, perché anche questo evidentemente è il vero core business delle fiere. Nell'anno dell'esposizione internazionale che si terrà proprio in Italia, cosa significa proporre una fiera locale, campionare come quella di Vendicano? Bah, significa comunque, ripeto, stare accanto agli imprenditori, cercare di fare in modo che, ripeto, gli imprenditori abbiano fiducia, magari conquistino clienti che prima non c'erano, che non erano diciamo nel loro portafoglio, e questo, ripeto, è un'occasione di fiducia ma anche per investire, per creare occupazione. Spesso basta poco per innescare un momento di fiducia virtuoso nell'economia. Stiamo aggiungendo ai 40 anni della fiera campionaria di Vendicano, la prima della classe, perché all'interno del quartiere feristico riusciamo in questa piccola comunità a portare oltre 300 espositori che provengono anche al di fuori della regione Campania. Sì, ma come potete notare ogni anno noi cerchiamo di fargli indossare un abito completamente diverso. Questa è la forza che mi viene data dal Comitato Fiera, nonché dal Consiglio d'amministrazione, che ogni anno mettiamo qualche chicca all'interno di questo quartiere feristico. Le novità di quest'anno, ogni settore ha una propria novità, ogni anno vengono tutti rivisitati. E all'interno del quartiere feristico quest'anno c'è il settore agroalimentare, condotto a Slow Food di Avellino, dove all'interno potete visitare oltre 40 espositori che porteranno i propri prodotti d'eccellenza, sia irpini nonché campani.